Ciao a tutti, benvenuti. Oggi sono onoratissima di presentarvi l'ultima attrezzatura prodotta da Biotech Milano. Parliamo di Maestro. Questa attrezzatura è il risultato di 3 anni di ricerca e sviluppo. Abbiamo ascoltato le vostre necessità, tutto quello che vorreste o avreste voluto da un'attrezzatura da trucco semipermanente e l'abbiamo creata, l'abbiamo messo in pratica. Questo è il risultato, la nostra creazione e la nostra risposta alle vostre domande. Maestro è la nuova era del trucco semipermanente e rappresenta una totale innovazione e svolta nel sistema produttivo Biotech. Questa attrezzatura è una all-in-one, cioè tutto in uno. È un'attrezzatura che ti permetterà di eseguire non solo splendidi trattamenti di trucco semipermanente, quindi parliamo di sopracciglia, occhi e labbra, ma anche trattamenti paramedicali come correzioni cicatrici, areola, pigmentazione del cuoio capelluto e anche biostimolazione, ovvero bioneedling. Come? Grazie all'utilizzo di 2 manipoli. Uno soft e l'altro strong. Quindi Maestro l'abbiamo pensata per tutte le esigenze, per lavorare su ogni tipo di pelle, per ogni tipo di trattamento, in ogni parte del mondo. Viene già equipaggiata con questi 2 manipoli e un sistema intelligente con già dei menu presettati per riuscire a lavorare su ogni tipo di trattamento. Vi faccio vedere un po' quali sono le caratteristiche tecniche che rendono questa attrezzatura assolutamente unica nel mondo della dermopigmentazione. Vediamo ora il contenuto del nostro case Maestro. Prima di tutto, la console. La console è in vetro temperato con display LCD a colori e touchscreen. Dunque, per proteggerla al meglio e per permetterti di trasportare la tua console durante le fasi di lavoro senza nessun tipo di problema, abbiamo ideato questo semplice strap. Poi, i manipoli. Abbiamo detto che Maestro è sempre equipaggiata da 2 manipoli, uno soft e l'altro strong. Poi abbiamo il famoso pedale wireless, pedale senza fili, che ti permetterà di lavorare in comodità senza l'intralcio dei fili, di accendere e spegnere la console fino ad un raggio di 5 metri di distanza. In ultimo abbiamo i cavi per collegare le 2 penne alla console e la console all'elettricità. Inoltre, nella tasca superiore del nostro case abbiamo il libretto di istruzioni e una pratica tracolla per poter portare il tuo case Maestro, la tua valigetta, a tracolla durante le tue giornate di lavoro. Bene, adesso siamo pronti ad utilizzare la nostra Maestro. Rimuoviamo il manipolo dal magnete disposto sul display in vetro temperato e iniziamo a connettere la console all'elettricità. Innanzitutto, ogni console Maestro verrà già fornita con la presa specifica dal paese di appartenenza del nostro cliente. Come puoi vedere, questa estremità è intercambiabile e dunque il nostro staff si occuperà di selezionare quello più adatto a te. Una piccola chicca che abbiamo voluto regalarci per rendere il tuo lavoro ancora più comodo. La prima parte del cavo, questa, andrà collegata alla console. Ruota la console lateralmente. Nel primo foro, quello denominato Power Supply,
dovrai andare ad inserire il cavo di alimentazione. Le successive uscite 1 e 2 serviranno per collegare i manipoli soft e strong. Le uscite sono intercambiabili. Il terzo foro, invece, è destinato all'inserimento di SIM card per ampliare lo spazio di memoria della tua console maestro o per abilitare menu specifici, come per esempio quello di Bioneedling. L'altra estremità del cavo di alimentazione andrà collegata all'elettricità, alla corrente. Questa è la schermata principale della tua console maestro e rimarrà così statica fino a quando non selezionerai uno dei principali menu presenti sulla tastiera. Ma prima colleghiamo la nostra penna, il nostro dermografo. L'estremità in metallo andrà inserita sul fondo del manipolo. Assicurati di averla spinta bene fino in fondo, fino a sentire clac. Dopodiché l'altra estremità andrà inserita nell'uscita 1 o 2 della console, nella stessa zona che abbiamo appena visto. Entrambe le uscite erogano lo stesso tipo di tensione e dunque sono intercambiabili. Puoi collegare il manipolo soft e strong all'uscita 1 e 2, senza preoccuparti di quale sia. In questo momento scegliamo l'uscita 1. A questo punto puoi posizionare il tuo dermografo comodamente sulla superficie della tua console, che abbiamo equipaggiato con un comodissimo magnete per semplificarti il lavoro durante le procedure. Siamo pronti per selezionare il trattamento che andremo ad eseguire. Sulla tastiera possiamo vedere un occhio, un labbro, un sopracciglio e una croce. Come puoi vedere, il display è a colori LCD e il primo menu indica sempre il tipo di trattamento. Per esempio in questo caso infracigliare, infraliner, eyeliner grafico e sfumatura. Puoi scorrere all'interno del menu utilizzando la freccia verso il basso o verso l'alto per selezionare il tipo di trattamento che stai per andare ad eseguire. Una volta scelto il trattamento, conferma la tua scelta con la V. I secondi sottomenu indicano sempre il tipo di pelle sulla quale stai andando a tatuare. Anche qui scorri all'interno del menu con la freccia e seleziona la tua scelta con la V. Questa è la schermata di avvio, di inizio al trattamento. Ogni console maestro viene progettata e lascia ai nostri laboratori con un menu preimpostato in italiano. Se desideri cambiare la lingua, ti basterà premere il simbolo Impostazioni e alla prima voce troverai la selezione della lingua. Ti basterà premere V per modificare la tua selezione e tramutare l'intero menu in inglese. Una volta selezionata questa impostazione, rimarrà memorizzata all'interno della tua console fino a una tua successiva modifica. Vediamo adesso, per esempio, il menu labbra. Come sempre, il primo menu indica il tipo di trattamento che stiamo andando ad eseguire. Scorro all'interno del menu con le frecce. Una volta deciso il trattamento, in questo caso contorno, contorno labbra, il secondo sottomenu indica ancora il tipo di pelle. Per esempio, una mucosa giovane, una mucosa più matura o filler. Scorrendo all'interno dei sottomenu viene aggiornata in base alla tua selezione. Per esempio in questo caso siamo nel menu sopracciglia. Abbiamo selezionato il trattamento Hair by Hair, ovvero pelo a pelo. E quando noi modifichiamo il tipo di trattamento scorrendo con le frecce, in automatico si modifica anche la nostra selezione sul fondo. Quindi è come se fosse un recap. Selezioniamo anche il tipo di pelle e il tipo di manipolo.
In questo momento stiamo utilizzando il manipolo 1 perché siamo sull'uscita 1 della nostra console. Se fossimo stati sull'uscita 2, avremmo potuto comodamente modificare il nostro manipolo semplicemente premendo l'icona col dermografo. Per poterlo utilizzare adesso ritorniamo all'uscita 1. Dunque, una volta selezionata e confermata la nostra scelta, ci troviamo nella schermata di inizio trattamento con il nostro recap. Stiamo facendo sopracciglia, trattamento pixel shading su pelle delicata col manipolo 1. Vediamo poi dei successivi sottomenu, per esempio areola, cicatrici, vitiligine, pigmentazione del cuoio capelluto. Ognuno di queste macro aree, macro menu, contiene al suo interno altri sottomenu che indicano il tipo di trattamento e la pelle sulla quale stiamo andando a lavorare. Pensa che la tua maestro è già equipaggiata con più di 60 sottomenu. Confermo la mia scelta e vedi come in questo caso ho diversi trattamenti a disposizione. Ne confermo uno e mi trovo alla mia schermata di avvio, di inizio al trattamento, dove ho determinati parametri. Il primo è la velocità ed è regolabile, quindi all'interno, se stai utilizzando un menu e arrivi a questa schermata, noi per questo tipo di trattamento ti suggeriamo una velocità di 6.0. Ma qualora tu volessi modificare questa schermata, puoi farlo utilizzando le frecce più e meno, rimanendo direttamente all'interno di questo sottomenu, senza necessità di entrare nel menu manuale. La maestro ha una velocità che parte da 5.0 e arriva a 7.5. Il secondo parametro invece è la pressione, ovvero la pressione dell'ago per riuscire a penetrare ogni tipo di pelle. Questo parametro non è modificabile direttamente da te, ma è un parametro automatico. Indica sostanzialmente lo sforzo che il tuo macchinario sta facendo per riuscire a forare quel determinato tipo di pelle. Può essere un parametro molto utile per renderti conto se stai andando a lavorare un po' troppo in profondità oppure se sei troppo superficiale. Selezionando l'icona della mano entrerai nella modalità manuale, dove potrai modificare la velocità, aumentare la velocità premendo la freccia verso l'alto o diminuire la velocità premendo la freccia verso il basso. Ti basterà sfiorare delicatamente ogni singolo tasto per confermare le tue scelte. Il display di maestro è molto sensibile e dunque, nonostante tu stia indossando guanti o pellicole protettive, sarai in grado di recepire il tuo tocco. Montiamo ora la cartuccia, ovvero quello che è un modulo igienico monouso, cioè una parte che contiene al suo interno l'ago che andremo ad utilizzare sulla cliente. Dunque la avvito al corpo macchina per creare un pezzo unico, indissolubile, senza alcun tipo di vibrazione. Dopodiché premo play e una volta che il mio macchinario sta funzionando, il dermografo sta funzionando, posso regolare, qualora lo volessi, la velocità aumentandola o diminuendola. Girando invece questa parte, ovvero la ghiera, posso regolare la fuoriuscita dell'ago. Ogni dermografo maestro ha due piccole tacchettine che ti serviranno per capire quando hai compiuto un giro esatto e quindi quando sei tornato alla posizione di prima. Questo ti aiuterà a capire di quanto far uscire l'ago. Inoltre, sul manipolo ci sono anche delle scanalature, dei piccoli cerchi. A ogni cerchio corrisponde la fuoriuscita dell'ago di un millimetro. Dunque, per ogni rotazione del tuo dermografo potrai decidere di far uscire l'ago
da 1 mm fino a un massimo di 5 mm durante il trattamento. In ultimo, il pedale wireless, ovvero il pedale senza fili. Ogni attrezzatura maestro è già sintonizzata con il proprio pedale e dunque la connessione tra pedale e apparecchiatura è già stata fatta in anticipo dai nostri specialisti. Quando riceverai la tua maestro potrai semplicemente iniziare ad usarla già dal primo utilizzo anche tramite pedale. Ti basterà premere il pedale per attivare il tuo manipolo e quindi accenderlo, ripremere il pedale per fermare il manipolo e dunque spegnerlo. Il pedale funziona anche a distanza ed è ricaricabile utilizzando semplicemente lo stesso cavo di alimentazione che abbiamo utilizzato per la nostra console. Se dovessi avere problemi con il tuo pedale e dovessi mandarlo in riparazione, sarà necessario che tu entri nel menu impostazioni, desintonizzi il pedale dalla tua console, lo rimandi in assistenza e una volta risolto il problema ti verrà fornito un nuovo pedale che dovrai a questo punto riassociare alla tua console. In questo modo, semplicemente premendo il tasto aggancia pedale alla console. Premi il tasto e in più premi il pedale per qualche secondo. E voilà, il gioco è fatto. La tua maestro è pronta per essere usata e fare la differenza. Grazie a tutti per averci seguito. Per oggi è tutto e se avete domande, qualsiasi cosa, lasciateci un commento. Ciao!